Amici sportivi, bentornati nel canale. Vi ringrazio dei commenti e anche dei più. Me l'avete fatto più su Facebook che su YouTube per quanto riguarda i video ultimi. Devo dire la verità, pensavo che fosse più interessante per tutti voi che seguono le squadre più, diciamo, rinomate, vedere il mio video su Sassuolo Monza, che invece non ha avuto tante visualizzazioni. Perché non è un video parlato come fanno YouTuber, ma è un video tecnico dove fa capire che queste squadre, soprattutto il Sassuolo, non è un Dionisi, per me non è mai stato, è stato un allenatore che è partito dal basso e sta facendo bene, ma da considerare un top ce ne vuole, perché comunque il Sassuolo, per dimostrare che è veramente top, dovrebbe battere le squadre del suo livello e ogni volta quest'anno ha perso col Frosinone, ieri ha perso meritatamente con un secondo tempo, con una formazione messa male in campo, però è sempre questo il discorso, quando devono fare loro le partite, conto farle con le grandi, ma resta un grande allenatore che quando gioca con le grandi, e diciamo che Dionisi lo paragonerei un po' a Inzaghi, ecco, mentre Paladino ha grandi qualità, annusa proprio il calcio come lo voglio io odio proporre allenatori che hanno giocato calcio in Serie A. Però in Italia purtroppo quella è la formula. Qui in Inghilterra io ho avuto tanta fortuna. In Italia potevo arrivare quello che ho potuto fare fino alla Serie D, ma dopo ci voleva che vincessi il campionato e passare ai professionisti. Poi i contratti professionisti italiani non sono garantiti, conviene lavorare. Tanti bravi giocatori, tanti bravi allenatori restano in Serie D, in eccellenza, perché vai a lavorare, poi hai lo stipendio, arrivi anche a 1.000 euro al mese, quindi conviene stare in quelle categorie, e quindi si fa più per i soldi e meno per la gloria, mentre qui c'è la possibilità di farlo per entrambi. Ieri ho visto la partita qui a pochi passi da dove lavoro e vivo io, del derby londinese, cioè veramente Chelsea e Fulham sono super attaccate, non è... È stata una bella atmosfera, ma i gol sono arrivati veramente da errori madornali. Mi sembrava di vedere un po' Milan-Inter, tanto per dire, no? Detto questo, parliamo invece di due grandi allenatori che stanno facendo bene. Perché se non sbagliavano uno, se gli davano la squadra già dall'inizio ben formata, parlo di Thiago Motta, sarebbe lì al secondo o terzo posto. E l'altro, se si è un po' incartato con la qualificazione a questa competizione, che la vogliono vincere la Fiorentina, c'è poco da fare, se no non avevo neanche passato il primo turno italiano, che io lo sto seguendo, ve lo ricordate, nel 2007 ci ho giocato contro, lui faceva gli allievi di una squadra veneto, Lumezzane, scusatemi, sì, Lumezzane, e io ero praticamente col Montebelluna, ci siamo scontrati, e adesso lui con la scusa che ha giocato in Serie A, e guardate dove è arrivato, però sta facendo un lavoro incredibile, perché con il Lecce, che praticamente ha utilizzato il contropiede alla grande, poi anche, che era il gioco un po' che ha fatto nelle prime partite, e soprattutto l'altra partita che ha pareggiato, dove aveva il pallino in mano, beh, sarebbe italiano, sarebbe primo. Non voglio dire se e com'ha, però ragazzi, questi due allenatori stanno veramente proponendo una qualità di gioco alta, perché comunque il 4-4-2 che fa Thiago Motta, da quando ha iniziato a allenare, ha portato sempre cioè, per dire, ragazzi, parliamoci chiaro, il lavoro che è arrivato allo Spezia, che non era per niente amato, ha cambiato delle carte in regola, e guardate cosa ha fatto. La stessa cosa aveva fatto l'anno precedente, e a Bologna, a prendere Mihajlovic e iniziare un 4-4-2, dove ha iniziato a togliere, diciamo, i giocatori che non andavano più, e mettere nuova linfa. E beh, ragazzi, ragazzi, infatti per l'Inter battere questa partita non è per niente facile, infatti è una delle partite di cartello, anche se la partita di cartello, quella più importante per tutto il discorso che ho fatto, è Napoli-Fiorentina. Però andiamo con ordine, d'accordo? Mi piacerebbe un vostro commento a tal proposito, e per chi si è iscritto solo adesso, insomma, io sono allenatore UEFA Pro, si vede anche dalla locandina, però quest'anno faccio scouting e non lo faccio da professionista, lo faccio con un contratto, ho una sponsorizzazione anche per fare questi video, però alla mattina continuo a fare il lavoro normale, quindi sono uno come voi, mi piace parlare tanto come voi. Detto questo, andiamo nello specifico.
Allora, Empoli-Udinese. Qua. Cioè, l'Empoli è una squadra un po' particolare, che però con Andrea Zoli non sbaglia i scontri diretti. E per me, per come la vedo io, l'Udinese è molto più forte, come è la Salernitana, ma in questo momento l'Empoli questa partita la vince 1-0. Do il risultato adesso chiaro, 1-0 Empoli. Cioè, la stessa storia che è successo. Perché con il Bologna è rimasto in partita, ha preso il palo, poi la qualità del Bologna ha un fuori classe. L'Udinese ce l'hai fuori classe, ma ha pareggiato un extra in una partita difficile comunque, eh. Arriva da un buon momento, cioè nel senso pareggiare l'ultimo momento ti dà una bella carica, però un conto, cioè non lo so, io non mi piaceva neanche il gioco espresso lo scorso anno da questo mister Sottil, non è una qualità di gioco, mi piaceva di più il mister dell'Udinese che c'era Goffi, quello mi piaceva tantissimo, la qualità che ha portato Goffi era incredibile. Lecce Sassuolo, allora qua stesso discorso. Dionisi dimostrerà o sbaglierà ancora. E Lecce finalmente con D'Aversa farà il suo 4-3-3 normale e non un 4-5-1 come ha fatto in queste due partite. Io dico che qua tutte e due segneranno sicuramente perché una partita Sassuolo non segna, ma insomma, voglio dire, il gol lo farà. Il Lecce anche c'è la possibilità di un pareggio. Però non vedo che Sassuolo possa battere Lecce e viceversa. Inter-Bologna è difficile per due motivi, perché c'è la Champions League, non ne voglio parlare in questo video perché seguirò le partite, quindi guardatemi nei video che posterò. E l'Inter reduce dalla partita di Champions, insomma, trovare il Bologna è sempre, soprattutto questo Bologna qua, che è ben quadrato. È un po' come il Monza, però il Monza quando è arrivato era la prima giornata, ancora non aveva una squadra in mano, lo stesso valeva per il Bologna, che il Milan ha battuto abbastanza facilmente perché il Bologna non aveva una squadra, però da quando ha allenato la squadra il Bologna è difficile da incontrare e se devo trovare una difficoltà dell'Inter a vincere questa partita è proprio col Bologna più che altre partite. Quindi se l'Inter secondo me col Bologna è da 1x, parliamoci chiaro, è da 1x, può vincere ma potrebbe anche pareggiarla. La Juventus col Torino, stesso discorso, qua ci possono cancellare tutto, i derby precedenti non fanno storie, cioè qua un pareggio già scritto ancora prima di iniziare, con una noia mortale, a meno che il Torino ha mantenuto le risorse, ma allora dovremmo dire la stessa cosa per la Juventus per questa partita qua. I tifosi si aspettano uno spettacolo, quindi spero che non ci sia la noia mortale che abbiamo visto in queste due partite, soprattutto per quanto riguarda il Torino che ha fatto una partitaccia, va detto, anche se ha avuto un'occasione, però cioè, non si può criticare sempre la qualità dei giocatori. L'allenatore Juric deve cambiare qualcosa, adesso ha tre attaccanti, deve giocare con due, deve avere un reparto un po' offensivo perché è chiaro che ti metti col Verona la tua ex squadra, è il mister che ti fa il 4-4-2, ti ha imbrigliato, poi chiaramente Torino aveva più qualità ma doveva farla vedere nel campo. Veramente è stata una partita da noia, credetemi, eh. Io ho guardato il primo tempo e ho detto boh, boh, basta, ho analizzato Monza, per me era fin troppo, ed era scritto, lo avevo anche detto. Per cui Juventus-Torino, cerco di andare contro i pronostici, dico over 2 gol, spero che le squadre si sbilanciano. Però da tripla perché non penso che né la Juventus e il Torino siano favorite in questa partita perché per il gioco espresso forse per i gol fatti ancora meglio il Torino però fin prima di questa partita tutte e due non è che arrivano da gran momenti e anche la Juve con Lecce non è che ha fatto chissà che ma Juventus-Torino dico over 2 gol per dare un po' di stimolo però è chiaro che se io dovessi puntare 10 euro metto under un gol, chi fa il gol vince e basta. Genoa Milan, bella partita. E queste stesse difficoltà che ha il Bologna, Retegui. Allora, Genoa fa fatica di dietro. Fa fatica di dietro, soprattutto quando si abbassa tanto. Fa fatica a mantenere il risultato. È successo col Napoli, è successo anche con l'Udinese. Quando però riesce a tenere ritmi alti e non abbassarsi. E chiudere le partite perché comunque Udine l'aveva chiuso la partita ma è stata annullata per fuorigioco. Allora a quel punto la porta a casa. Quindi per il Milan spazi ce ne saranno nel primo tempo. Ma piano piano il Genova andrà e allora ci vorrà un Giroud in ottimo stato che però anche lui reduce della Champions. Non so come arrivano e non so come saranno i turnover. Per cui io dico
come ho detto con l'Inter, metto X2, chiaro? Un gol di Retegui lo vedo comunque. Bene il Milan, bene Adrien in mezzo al campo, vediamo se verrà riproposto. Monza Salernitana, qui non ho dubbi. Mi dispiace per la Salernitana, ma qua ci sarà il cambio allenatore. Qui lo dico e qua mi prendo la responsabilità. Monza del Paladino vince questa partita. Sarà difficile, ma la vince, incastra la Salernitana e la vince. Lazio-Atalanta, ragazzi. La Lazio reduce anche lei dalla Champions League, ha una squadra corta. Secondo me la Lazio rischia di perdere questa partita qua. Però va anche detto che nel momento in cui ha trovato il Torino, dove appunto tutti davano per scontato che il Torino, che arrivava in un ottimo momento, potesse fare il colpaccio, la Lazio ha imbrigliato il Torino. Quindi è una squadra che se trova il ritmo giusto ti imbriglia. L'Atalanta fa del pressing alto, ma un conto farlo a Bergamo, un conto andare nel campo enorme di Roma, cioè Scopi, e non lo so. Lazio-Atalanta è molto difficile io penso che se l'Atalanta riesce a imbrigliare tutti i giocatori finirà con pochi gol, però credo che tutti e due segneranno, quindi mettete gol. Frosinone-Verona, Frosinone visto a Roma è molto quadrata, ma lo stesso vale anche per il Verona è molto quadrato, non segnerà ma è molto ben messo in campo. Il Frosinone non ha avuto quel coraggio che mi aspettavo con la Roma, la Roma non gli ha mai quasi concesso il contropiede, proprio perché voleva evitare, e lo stesso anche il Verona non ti concede il contropiede, quindi per Frosinone sarà una partita che potrà vincerla, sì, lo metto favorito rispetto al Verona, però c'è un però, il Verona è ben messo dal centrocampo in giù, quindi Frosinone non ha giocatori che ti spaccano la partita. E dico Frosinone con un gol di caso, però non con una certezza assoluta, però sta facendo un bel campionato. Cagliari-Roma, qui è la partita decisiva e praticamente la squadra del cuore di Mister Ranieri, che farà di tutto per imbrigliare la Roma, lo farà di tutto. La Roma c'è Lukaku, però se il Cagliari gioca con la grinta che ha fatto il Genoa, metterà sotto la Roma. Perché se vuoi vincere con la Roma devi attaccare. Se stai in difesa ha già vinto la Roma, perché ha troppa qualità. Quindi se vedremo un Cagliari molto offensivo, cosa che ha fatto in alcune partite quest'anno, non tante, ma alcune le ha fatte, soprattutto in casa, allora la partita può stare in bilico. Però non vedo un Cagliari vincente, al massimo portare un pareggio, quindi io dico X2. Napoli-Fiorentina, qui lo dico, qua almeno, e sarebbe da tripla, ma metto il Napoli vincente nonostante il buon momento della Fiorentina, nonostante il Napoli alla Champions League e nonostante la Fiorentina ha la partita di conference. Arrivano tutte e due sfiancate, però il Napoli ha una condizione atletica da paura con dei giocatori spaventosi. La Fiorentina manca tanto davanti ed è per questo che dico che il Napoli potrebbe vincere a tipo 2-1 o arrivare addirittura al terzo gol negli ultimi minuti con una squadra bilanciata. Però è una bella partita da guardare e da analizzare. Due parole, scusatemi, bisogna farlo per la Serie B, perché è entrato in un momento in cui bisogna dire le cose come stanno. Allora, il mister del Parma, lo sapete, io ho una grande riconoscenza con lui, secondo me doveva essere il vero allenatore della Juventus, aveva fatto bene con la Primavera, è lui che ha allenato Fagioli e tutti questi giocatori qua, è lui che ha sempre motivato, è lui che a Cremona ha ripreso Fagioli e che ha fatto un bellissimo campionato, è lui che ha rinunciato alla Serie A per provare il progetto Parma, che come progetto Genova ha grande sponsorizzazione e dopo un anno di transizione sta facendo un campionato. Però il mio Venezia, che non è proprio il mio perché io sarei del Chievo, però insomma Veneto, il Venezia, sta volando e sta facendo uno scouting incredibile da un settore giovanile, è forte anche nel settore giovanile ed è la vera sorpresa, perché se io dico sempre che su Tirol potrebbe essere la minima vagante, che con i soldi spesi praticamente niente sta mettendo in difficoltà tante squadre, la seconda squadra che dovrebbe pian pianino arrivare ad affiancare questa squadra del Parma e spaccare il campionato, perché quest'anno non vedo grande competizione davanti, è il Palermo.
E quindi mi aspetto che questi due a braccetto vadano. Poi le altre si spaccano. La sorpresa è il Brescia, che non doveva neanche partecipare a questo torneo. E se si punti al Bari, sta giocando un bel calcio. Zitto zitto, sta facendo bene. E secondo me il Brescia rischia veramente di andare nei playoff. È un caso perché veramente la regina che non partecipa al campionato è una cosa che ancora io devo capire, perché era una signora squadra. Però le cose stanno così. È successo col mio Chievo, per cui bisogna accettarle e andare avanti. Detto questo, la situazione di Pirlo è incredibilmente ridicola, perché tre partite in casa, tutte perse alla stessa maniera, con un gol in vantaggio, poi prendi due gol nella ripresa, c'è qualcosa che non va. E trasferse, insomma, qualche alto basso è anche andato, però insomma c'è qualcosa che non va. Io non lo so se è giusto mantenere l'allenatore, e faccio i complimenti alla società Sampdoria che non esonera l'allenatore, perché dovrebbe essere esonerato per i punti fatti, per la qualità della squadra e per il blasone della squadra. Però c'è qualcosa che non va. Proprio in Pirlo come allenatore dovrà rivedere tanti piani tattici più che altro. Tanti tattici, ha tante belle idee. Però forse lui si medesima troppo in se stesso e poco nella qualità dei giocatori che ha. Pensa che possono fare delle cose che lui ha in testa, ma in realtà queste cose non avvengono. E questo è stato un po' il mio errore quando è stato un errore. Si vede che è nuovo ancora ad allenare, però resta un gran campione Pirlo, attenzione. Non tocchiamolo e non voglio neanche metterlo. A proposito di gran campioni, bravo Pioli a trasformare Adil da un trequartista come era Pirlo a un uomo davanti alla difesa come ha fatto Pirlo, e questo per l'età giovane del ragazzo, se lo sfrutta, ragazzi, Tonali può starsene al Newcastle, ve lo dico io. Ciao a tutti.